Buonasera a tutti, siamo alla quinta parte di Dishonored 2. Siamo in cerca della Villa Meccania. Però prima di andare oltre volevo cercare di fare tutte le rune della zona. E sembra che ce n'è solo una. Sì, amore. Tutto sommerso dal sangue che hai versato. Ah, mi fa la predica questa. Questa runa dovrebbe essere in mezzo agli urlanti, che praticamente è la gang della zona. Dunque, urlanti appunto. Noi eravamo entrati, penso che si possa passare di là. Però qua guardiamo un attimo, perché mi sa che magari c'è qualcuno. Sì, urlanti da questa parte, ti faccio a pezzi. Perché non è entrato il... niente, non è... quindi c'era uno comunque là. Cosa può? È rimasto attivo. Che succede qui? Ma perché parlano? Ha un campo molto limitato questo di visione, quello là dentro. E come faccio? A parte che potrei... no, vede. Qualcuno è in cerca di guai laggiù. Aspetta, guarda! È tempo di morire! Credo che la tua testa valga una fortuna! Ma però, che danni! Quello là che è là... è leggermente fuori posizione, cioè è scomodo. Dovrei sprecare, guardiamo un attimo se... cosa? Sì, dovrei fare questo. Che succede? Però da qua non ci arriviamo. Immagino che se usiamo questi schiaccia il tizio. La tizia è esattamente lì. Però io... ehi tu! Mi serve aiuto! Com'è tu? Non credo che stia parlando a noi. Infatti non sta parlando a noi. Ma come ha fatto a beccarci? Ah, ok. Sveglia. Sogni d'oro. Dunque, qui non c'è niente. Qui, appunto, se rompevamo questo, vediamo, tanto di curiosità. Ah no, si taglia. Vabbè, comunque non è importante. Thank you.
fine della storia. Yael, mi hai fregato. Paolo era dove avevi detto, da solo. 50 pugnalate, vomitava sangue, poi gli ho fatto passare una lama in testa da parte a parte. E lui sparisce lasciando solo un branco di ratti. Non so come abbia fatto, ma tu devi saperlo, sacco di merda. Il giorno seguente Paolo torna con 10 urlanti. Ci hanno presi due alla volta. Prima Brinda e Toma, trascinate in strada tra le grida, i denti frantumati e martellate. Poi gli ha messo quell'assurda polvere negli occhi. Vedevano cose terribili, urlavano in modo assurdo, da qui urlanti evidentemente. Poi Paolo ha fatto un cenno e ha concluso usando i loro dardi speciali e io mi sono nascosta. È finita, stronza. E scommetto che tu lavori con loro, giuro che se ti vedo in giro ti ammazzo. Un'altra tipa a modo. Questo non ha niente da darci. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. Non sembra. Un po' comica che questi aspettassero dei nobili da questa parte. Ecco dove siamo, una zona praticamente iniziale. Boh. Ok. La città è un posto di ricchezze, ma non tutti. Da qua non vediamo l'altra runa. Anzi, era un amuleto. Qui vediamo un attimo. Uso la carrozza. La carrozza va evidentemente di là. Tecnicamente abbiamo preso tutto, però c'era quella famoso amuleto d'osso, vediamo se si vede di nuovo. Eccolo là. E però secondo me è alla Villa Meccania, visto anche il percorso qua sopra, che tendenzialmente dovrebbe andare di là. Ok, quindi andiamo, proviamo ad andare alla villa. Facciamo un save. Mi stupisce che ci siano così pochi slot, però vabbè, non è importante. Diciamo che i slot possono essere comodi se uno vuole rivedere certe missioni, quindi bisogna avere tipo un paio di slot per missione, però in questo modo loro ti obbligano chiaramente a sovrascrivere. E poi usano otto volante. Sembra un otto volante. Salta. Ah sì, no, salta questo filmato, ovviamente non salta. Posso vedere la villa di Jindosh da qui. La carrozza è bloccata, devo aprire il cancello. C'è un po' di gente qua. Ed ecco la villa Meccania. Dunque, vediamo un attimo. E l'amuleto è là. Non è ben chiaro. Forse non è dentro la villa. Contentiamoci del save normale. Luca Bell è decisivo per il colpo stato a Dunwall. Luca Bell, come un'altra volta, di Karnak, ha avuto un ruolo di rilievo nel colpo di stato che ha detronizzato l'impopolare Emily Caldwin. La nostra nuova imperatrice dell'Isla Copperspoon ha prontamente liquidato i dissidenti e emesso diversi proclami, che certamente Dunwall coglierà con piacere dopo il fallimentare regno di Emily Caldwin. Nota per sottrarsi ai suoi doveri di sovrana e ora accusata di aver orchestrato numerosi assassini a danno dei suoi detrattori. Qui quando si paga i giornali, come se succede. La nuova reggenza rinvigorirà l'economia di Karnak, certo, grazie al forte legame con Delilah Colwyn, con il Duca Bele. Di certo Serkonos crescerà in ricchezza e potere insieme all'impero. Sì, probabilmente
Il duca sicuramente. Mi sono tuttavia ancora reso conto di disordine a Dunwall, dove si sta occupando coloro che sono rimasti fedeli al regno corrotto dall'imperatrice Emily. Insomma, stanno facendo piazza pulita. Non è una sorpresa. Ci vuole una combinazione. Oppure probabilmente si può andare senza la carrozza, perché parla di... lo ritiene facoltativo, per cui immagino che ci sia la strada alternativa. Così. Lì sono le balene, lì c'è... qua c'è qualcosa. Granata. Niente, siamo pieni. Sopra. Oh, la testa. La cosa migliore mai capitata a questa città. Dammi un pugno di automi e ripulirò il distretto delle polveri. Non lo so, forse i tall boy erano meglio ai tempi della peste. Facevano rigare dritto le persone. I tempi cambiano. Se il piano del duca funziona, nel giro di un anno avremo un esercito di meccano soldati. E voi rimanete senza lavoro? Geni? Ok, la gente qui dentro. E l'amuleto qui dentro. Perché è in rosso quello? Stasera stufato di manzo. Ho una fame. Nessuno sa cosa è successo. Potrebbe essere di tutto. Meglio guardarsi le spalle. Non è possibile respirare. Sono 2 anni che non vedo i ragazzi. Forse dovrei fare il doppio turno. Anche lì non dovrei sorbirmi le sue sparate. Come si sta? Dardo rullante, quella polvere lì praticamente. La ricompensa. Tenente Raccos, ormai ha avuto tempo per pensarci. La mia posizione mi ha consentito di coinvolgere altri 4 membri della guardia di Karnak, persone fidate che tengono d'occhio le vie d'accesso principale. L'offerta non è cambiata. Se la nostra personalità importante di Dunwall passa da sola o accompagnata e tu fai parte della squadra di intervento, agisci con discrezione a qualsiasi costo. Portami il corpo e poi ci incontreremo tutti. Noi, se prenderemo il merito di questo arresto,
e ci spartiremo la ricompensa del duca, denaro e magari un posto gran palazzo. Collabora con noi e la probabilità di successo sarà maggiore di non nessuno. Qui non è, qui le non serviva, ma non è la prima volta che forse sono tradotti un po' male, perché noi se prenderemo il merito ci spartiremo, non serviva le. Voglio controllare la luce. Il muro di luce non funziona. Ma perché sono fuori questi, eh? Vediamo un attimo se viene qualcuno di qua. Ho immaginato? No, di sicuro. No, no, c'è le sbarre. Va bene. Se verranno vedremo. Il muletto è qua. Prendo su. No, ha trovato la testolina. Qua niente, gli incredibili meccano soldati, tra un po' come gli incredibili X-Men. Una storia accurata scritta dal creatore in persona, Jim Doshi, insomma. Capitolo 23. Cari lettori, vi affascinerà sapere che i primi modelli dei miei meccano soldati avevano un volto umano. Lasciate che vi spieghi. Come avrete letto dal capitolo 18 al capitolo 22, diedi inizio al collaudo dei soldati contro un'ampia gamma di nemici. Purtroppo vi fu un problema. I presunti ladri e aggressori non erano affatto intimiditi dai delicati volti di ceramica dei primi prototipi. Certo, ovviamente, tutto normale trovarsi davanti a una cosa del genere. Comunque, un criminale avrebbe potuto perfino scambiare un meccano soldato per un vecchio zio e intavolare una conversazione. Senza scoraggiarmi, progettai un nuovo meccanismo della testa dotandolo di un volto dir poco terrificante. Sapevo di aver fatto centro quando la prima cavia crollò a terra dalla paura. Vabbè, messa così è già un po' più sensato. Qui non c'è niente, entriamo qua. Gli rottami dalle strade di Karnak. Prestate attenzione a quello strano suono, come di una fabbrica sferragliante. Potreste essere vicini all'ultima opera del nostro grande inventore Jim Doshi. Cosa pensare di queste nuove meraviglie dell'industria, fortemente volute dai più ricchi membri della città di Karnak per vigilare sulle loro proprietà? Ve lo dico io, questi meccano soldati sono un pericolo per noi tutti. Uccidono con la moralità di un registratore di cassa e lottano per giorni senza sosta fino all'ultima goccia di olio nei loro serbatoi. La tirannia incombe. Sei sveglio. Dobbiamo agire in fretta e ritornare alla retta civiltà stabilita dal vecchio duca di Ser Konos. Una guida neppure lontanamente paragonabile al figlio, da quello che si leggeva in precedenti letture. In effetti, sembrerebbe così. Così responsabile e pigro. Sì, questo si dà a Valdori, eccetera. Cittadini Carnacato, lottate per levare quei rottami delle nostre strade. Diamo un'occhiata in giro. Una casa di tolleranza. Una notte. Vabbè, a questo punto quello che ci resterebbe è trovare in teoria la combinazione oppure una strada alternativa. Ma penso che siano finite. No, no, c'è ancora. Un tempo quasi ogni cosa era nascosta. Ho la gola secca. Mi andrebbe proprio del whisky. Con la gola. Non era niente. C'è ancora un piano.
Almeno un piano. Non so proprio cosa fare. Però quanta gente sta entrando? Quello boss hanno addormentato? Chiunque sia stato, lo prendere. Addormentiamo più uno. Nuovo codice cancello, guarda qua, 533. Mi sembra più o meno che abbiamo già visto questi codici. Una volta letto e memorizzato, distruggete questa nota. Va bene. Il codice l'abbiamo trovato facilmente. Questi non ci servono, come al solito. Credi di essere un genio, eh? Ti troverò. Lega polarizzata. No, un progetto. Non sono dell'umore giusto. Questo abbiamo già preso tutto, come al solito. Ehi, vile! Affrontami faccia a faccia. Vieni fuori, ovunque tu sia. Adesso c'è il problema di uscire. Lo sai. Nessuno? Non farmi cercare dappertutto, non ho tempo per queste cose. No, queste... no, ok. Dove ti nascondi? Ops. Forza! Affrontami lealmente. Forza, non ho tempo di... Quello è un modo di luce che però non abbiamo spento. Vediamo cosa sai fare. No. Che armi usare con questo qua? Anche vorremmo. È senza munizioni. No, bisogna prepararle prima queste cose. Scusate, è un po' là. Sono stato spiazzato. Ma non mi aspettavo il tizio che veniva su dalla scala. L'amuleto è lì. C'è... Non fa niente. Fare solo uno. Solo uno fa. No, c'è due cariche. Però non serve una minchia praticamente perché fa fuori solo uno. L'altro dovrebbe essere... C'è qualcuno lì? Cosa? Ehi! Vieni qui! Qua. Ma chi? No. Nessuno! No. Non vai da nessuna di queste! Aspettate il mio signore! Non sì, non è giunta la ora! No. Capitano, cerchi uno sconto! Non andrà lontano! Non hai via di scatto! Bastardo! Andiamo in... Non scapperai! Sì, se vai così, alla cazzo, ovviamente, ti servono gli elisi. Allora, ripetiamo. Non mi va bene niente di quello che abbiamo fatto. Questo con... No, siamo già passato. No. Sì, forse sì. Vediamo se questo non si gira quando non serve. Infatti si è girato. Dove credi di andare? Non so, guarda. Non scapperai! Infame! Vediamo cosa sai fare. Guarda, chiudiamo la... E il problema è che verranno viste
fa niente. Lì. Niente, non si sa niente, un po' di cadaveri, ma... Là c'è un cadavere. Soldati venuti all'asta. Grande avventura ha messo all'asta due delle sue ultime creazioni, due splendidi esemplari di meccanosoldati. Queste meraviglie meccaniche, di cui non si era mai visto l'eguale prima d'ora, sono state vendute a un prezzo incredibilmente elevato dopo essere state oggetto di numerose offerte. Mai prima d'ora l'aristocrazia ha potuto difendere le sue proprietà con un simile sfoggio di potenza e stile. Prima dell'asta, solo persone come il Duca Abele e di recente la nostra nuova imperatrice hanno potuto godere di una simile protezione. Dopo la dimostrazione tenuta dal genio e filosofo naturale in persona, ho potuto vedere di cosa sono capaci questi soldati. Guai ai criminali furfanti che oseranno attraversare loro la strada. Che Jindosh abbia trovato la soluzione al problema della criminalità. Tra l'altro, penso che ci saremo costretti ad affrontarli a breve. In verde. Molto è stato scritto su Theodanis Abele e i suoi figli, ma con la sua placidità la duchessa Callas Abele contribuì alla prosperità di Ser Konos in modi che difficilmente saranno dimenticati. Collezionista d'arte, commissionò il dipinto L'incongruenza temporale di Radanis Abele ad Anton Sokolov. Era un tributo al figlio Radanis, morto per mano di un teppista mentre stava studiando all'estero. La duchessa Abele era anche un architetto. Curò il progetto per l'edificio dell'Accademia degli Orfani e dei Naveganti e l'installazione della pavimentazione in marmo del palazzo ducale originale. Il marmo era stato donato agli Abele dalla fu imperatrice Jessamine Caldwin, che fece estrarre la pietra dalle scogliere di Redmoor. In seguito la residenza venne demolita per lasciare spazio al nuovo palazzo, costruito sotto la direzione di Luca Abele. Sostanzialmente tutte le opere e i tesori della vecchia abitazione andarono persi o distrutti. Callas era una persona riservata, che raramente si mostrava in pubblico. Morì all'età di 57 anni, cadendo tragicamente da un balcone. Se non c'è qualcos'altro anche qua. C'è quello. Ma c'è questa. Quindi erano tutte e due qua. Ciao. Cosa mi dice? Porta bloccata. Vediamo un attimo. E magari si entra semplicemente da là. Semplicemente da qua. Ah, questa ambra è rarissima. Basta. Saccheggia. Saccheggia. Penso che abbiamo letto, appunto. Sì, ovviamente abbiamo letto. Qua c'è qualcos'altro.
Iron Will. Vabbè, non è un problema. E qua è chiuso. Ok, adesso andiamo a vedere per l'amuleto. Che rimangono da sole sostanzialmente se ne vanno. Infiammabile, ma non ce ne frega, questo che lo prendiamo. Probabilmente saremo. Mi dimentico di guardare i quadri. La villa comunque in effetti serve assolutamente il... Vediamo un attimo. Però è facoltativo, per cui stanza là, penso che sia quella stanza là, perché non so se c'è qualcosa di interessante là. Non so se c'è niente. Può passare da sotto. Che facciamo? Risparmiamo mana e entriamo pomposamente dall'ingresso. Qui non c'è niente da... Ops. Però qua ci saranno guai. Hai ragione. Va tutto bene. Vediamo cosa sai fare. Non ti vorrà. Non serve a fuggire. Torna qui! No! Allora, non c'è un gran feedback sulla tua situazione. Cioè, bam, ti gira. Poi a me mi ha fastidio che... questo effetto di ribaltamento, però vabbè, questa è una cosa personale. Comunque c'è un modo di evitarle questi. Fino a là non ci arrivo di sicuro. Se non sbaglio, vuol dire sequestrato, mi pare.
Dunque risparmiamo una mana, ma devo concentrarmi su Yeager. Chi è là? Fuck. Alto là! La tua testa. Implora pietà. Sì, che hai detto, non ho sentito bene, eh. Implora cosa? Vediamo se si gira di là e poi ci avviciniamo e saltiamo sopra più in alto. Mi viene il dubbio che non ci sia un anisotropico 16 per. Boh, forse sì. Nessuno ad accoglierci, neanche un maggiordomo, no, eh? Io non penso che si veda nulla. E ok, vediamo un attimo. Conosco quelli come Jindosh, bambini che sezionerebbero un gatto per vedere come è fatto dentro. Senza elmo alla testa, sì, ok. Ma ne hanno parecchi l'elmo. Anzi, ce l'hanno più soldati semplici che le guardie elite rosse. Jindosh, è ora di pagare per quello che hai fatto e forse troverò anche Sokolov. Territorio neutrale. Dimora. La porta è sempre aperta per chi osa attraversarne la soglia. Se hai un appuntamento, procedi e attendi pazientemente. Altrimenti sarei scortese a non avvertirti dei meccanismi di difesa presenti, tutti assai formidabili. Molti sono giunti senza invito, spinti da motivazioni numerose come i pesci nell'oceano. Ma tra quelli che hanno osato proseguire oltre, solo in pochi hanno trovato una via d'uscita. Non c'è da firmare ancora. Attenzione. Decano soldato è venduto all'asta, abbiamo già detto. Perché usare le parole quando ho le armi per farmi capire? Tutto qua. Per dire quella frase lì. Ok, questo siamo un corridoio dritto. Perdi lì. Leva di configurazione.
E qua abbiamo pezzi di meccanosoldati. Questo che affare sarebbe? Una telecamera? Vediamo un attimo. Anche questo. Runa. Più vicino a quello. C'è un po' di roba, eh. Qui non abbiamo altro di questo. Chi può avere costruito una cosa del genere? Perché? Ah, qualcuno ha attivato uno dei meccanismi della mia casa. Jindosh. La mia casa è sempre aperta. Una delle mie più grandi curiosità è vedere come l'uomo comune si orienta tra queste stanze cansanti. Sono Kirin Jindosh. Ma questo lo sai. Ti invito a continuare. Sali le scale. Incontriamoci di persona nella sala superiore. Sembra Bosch, ancora un po'. Questa era la faccia rassicurante di ceramica. Pensavo che a quest'ora ti avrei già visto. Niente di questo sia... Oh. Andiamo con questo, niente. Nulla si apre, se questo. Odio la maleducazione, fatti riconoscere. Ok, hanno fatto il sonar, è cosa viola, appunto è il limite massimo. Quello invece è d'attacco, mi sa, eh. E c'è una leva anche lì dentro. Qua, vediamo. Sali le scale, solo gli ospiti con un appuntamento possono oltrepassare quello di ordine. Ecco fatto, ci sei quasi. Vieni nella galleria, così che possa vederti. Finalmente! Avvicinati! Quando questo parte... I meccanosoldati... I componenti della mia più grande creazione ti hanno circondato. Ma non sei scortese, mi tiri in trappola? Ora io credo di capire. Eccoti, magnifico. E? Ti invito ad incontrarmi faccia a faccia. Vieni fino alla porta di vetro, qui, nella sala superiore. Ah, ciao. Ora che ti vedo ho finalmente capito chi sei. Non un sicario, vestiti troppo eleganti. Forse un membro dell'aristocrazia in cerca di emozioni. Sai usare bene le armi, ma non hai imparato nel riser bar. C'è qualcosa di strano nei tuoi movimenti. E soprattutto solo cosa? Un uomo indossa quella maschera, che lo sappia. Una pipa. Benvenuto, protettore reale. A forma di dito, cos'è? Si succhia il pollice. Si succhia il pollice. Suppongo che i miei legami con il duca ti abbiano portato alla mia porta. O forse stai cercando il povero. Parlava di bambino. Sokolov, placidamente accomodato nella camera di valutazione. Di valutazione di cosa? In ogni caso trovami e potrei prendere tutto quello che cerchi. Ma se fallirai, il tuo corpo verrà portato nel mio laboratorio per essere dissezionato. Fino ad allora, il tuo segreto è al sicuro con me. Ci vediamo presto, Jindosh. A dopo, allora.
Io ho già deciso in teoria di... Soldati, c'è un intruso in casa mia. Davanti agli occhi, io rivedo le carte colorate del testo. Si sta attivando il meccano soldato di Cintosh. Stupisciti allo scheletro metallico riportato e alle affilate lame del meccano soldato. Serbatoi d'olio di balena miniaturizzati sono distribuiti nell'endoscheletro, protetti da pannelli di legno d'ambra. Rilevamento visivo frontale e posteriore. Identificazione sonora nel caso la testa subisca danni ingenti. Alla mia creazione più grande. Temperatura dell'olio in aumento. Ci sono due voci che si sentono, questo non ho ben chiaro come mai. Mi fa qualcosa? Ah. Allora. Ma no, perché non è salito? Si potrà pur salire sui cose. Vediamo un attimo. No? Oh, ok. E là c'è anche un muro di luce. E noi facciamo niente, immagino, neanche con questo. Registrazione della perdita. Attenzione reale, l'esplosione che ho sentito è ridotta ai miei meccanosoldati. Dal rumore direi che ci farà un po' dei miei meccanosoldati. Sorprendente, data la fretta. Alla larga. Straordinario. Neanche due meccanosoldati insieme sono riusciti a batterti. Questa giornata sta diventando sempre più interessante. Con le granate? Però ho solo quattro granate. Vogliamo di colpirli un po' meglio. La granata è interessante perché gli ha fatto sparire la testa, per esempio, stavano combattendo tra di loro a un certo punto. O così mi è sembrato. La macchina ha perso il bersaglio. Protettore reale, l'esplosione che ho sentito. Basterebbe togliergli la testa in qualche modo. Fuga nemica avvenuta con successo. Ah, ma sono loro che parlano. Registrazione, registrazione, esecuzione. Ma che spettacolo! Dal rumore direi che hai superato uno dei miei meccanosoldati. Ok. Data la poeta. Che botto! Spaventoso. Straordinario. Neanche due meccanosoldati insieme sono riusciti a batterti. Questa giornata sta diventando sempre più... Più o meno, Non ho capito perché ho fatto quella scarica che mi ha colpito fino a lì. Interessante. Non so come, ma ne sono uscito vivo. Ma che dici? Non sai come. Il mio muro di luce. La versione originale di Sokolov era ruzza ma efficace. Questo è stato perfezionato dal sottoscritto. Caricamento qua non è velocissimo, eh? No, non avevo salvato. Vabbè. Protettore reale, l'esplosione che ho sentito è risultato dei miei meccanismi.
Ma è proprio andato a... cioè, ma... oh, parole. Comunque lanciano la scarica quando... però quello là deve aver lanciato la scarica al robot dell'altro, quindi mi ha fatto male. No. Forse anche la pistola fa male. Registrazione di ricerca. La perdita reale. L'esplosione che ho sentito è registrato dei miei. Andiamo sulla faccia. Protocollo di registrazione nemico inequivocabile. Ma che spettacolo! Stavolta è andata male pure questa. Ma perché non gli hai fatto un... Potrai attirare una il no, troppo distante. Sono prove queste, eh. Attivazione la macchina ora si affida a un simbolizzatore. La macchina adesso è un ulteriore test per i miei meccanosoldati. No, gli fa un tubazzo. Andaggio di spada oppure pistola a quel punto. Deve capire se si riesce a danneggiare la testa. Bravo, che bel colpo. Ma che spettacolo! Dal rumore direi che hai superato uno dei miei meccanosoldati. Sorprendente, data la tua età. Ok. Non so come, ma ne sono uscito vivo. Un ariete, guarda. Bello. Ok, qui colpiamo qua. Ah no, ma perché... perché è attivata, no? Scusate, sto facendo un po' di prove. Vediamo di nuovo, eh. Non so come, ma ne sono uscito. Ma è attivata. Ma va. Ok. Sono le vibrazioni che lo attivano. È quella. Quello è il discorso. Adesso c'è quello di prima. Mina studente, siamo tutto al massimo. Non avevo valutato in effetti di che potevano esservirci le granate in particolare. Ascensore. Di là invece c'è qualcosa. In realtà sembra estremamente lineare. Seconda bobina.
svegliamo i meccanosoldati? Si svegliano da soli in caso di lotta. Sono ciechi, ma possono comunque sentire. È inquietante sapere che possono ascoltarci. Ma capiscono quello che diciamo? No, non più di quanto potrebbe fare un audiografo. Tutto può succedere. Mm? Cosa? La finestra! Sarà stato il vento. La porta, volevi dire? Pare che sprecare munizioni. Ce ne sono? Fatti vedere! Non ci vorrà molto. Hai ucciso anche le mie guardie. Fatelo a pezzi! Uno di dietro! Lasciate che siano i meccanosoldati! Ma come mi sono guadagnato i gradi di fatto. No. C'è un po' di gente qua, Mamma, e mettere su un salone di bellezza. Eh? Cosa? La finestra! Sarà stato il vento. Ma te ne vai. I miei meccanosoldati non ti sono bastati. Hai ucciso anche le mie guardie. Oh, tu sei tutto. Ventaglio di perle. Allontanatevi! Attivo l'arco! Io ho attivato la cosa, ma no. Ecco cos'è. Ok. Protettore ala in fuga. Ovviamente è la colpa nostra. E gli omicidi. Guardare un po' i poteri anche. Attenzione per il personale. Carissimi membri del personale, oggi il signor Adros e la signora Vivienne verranno in visita per l'acquisto di due meccanosoldati. Di seguito le mie istruzioni. L'arco deve essere collocato sotto al pavimento. Non vaporizziamo i nostri ospiti. Riportatelo su solo in caso di emergenza. Preparate qualcosa da bere e la cena per quando i contratti saranno firmati. Se diventano impazienti di vedermi, dite loro che arriverò a breve e portateli nella sala d'attesa. Non attivate il meccanismo che abbassa la sala d'attesa nella camera di valutazione. A quello penserò io. Informazione di base sui meccanosoldati. Questo l'avevamo già detto probabilmente, no? Viene staccato, l'amico attacca chiunque. Ok, e come faccio a staccargli la testa? È carino che se loro non sono attivi salti sulle spalle. Quella cosa lì non pensa. Prova, ma
Lo scudo aveva un contorno bianco, come se ci potevi interagire, ma non... Poi è troppo alto. Questo dorme, questo chiave della sala d'attesa. Eccola lì, probabilmente. Ma come si fa ad andare? Questo è vetro. Di un recente libro sulle macchine di Sokolov. Uno dei vantaggi tecnologici introdotti da Sokolov è la versatilità dell'alloggiamento magnetico per il serbatoio d'olio di balena raffinato che viene impiegato come combustibile. Quando il serbatoio è esaurito è possibile collocarne un altro con estrema facilità, ma questo l'avevamo già letto addirittura, penso, nel primo Dishonored. Ah, ecco lo spazio dietro i muri. Non mi vedi da qua, eh? Cos'è che erano? Ecco perché parlavano di finestre. Era un suggerimento, probabilmente. In effetti qua ci sono due leve. Cosa faranno? Allora è così che funziona. Bello. Non so se ho fatto qualcosa di giusto in realtà, eh. Paura che qualcosa lì. Lady Shot non esiste. Doveva tenere la bocca chiusa.
Proviamo, ma sono sicuro. Esiste. Non ho ancora provato a fare. Probabilmente su quelli che non avevano l'elmo. Wow. Ok. Siamo passati prima. Ultime parole. A chiunque trovi questo, sei in trappola, ti posso capire. Queste sono le mie ultime parole. Ho trovato un punto sicuro dalle grinfie di quegli affari, ma per cosa? Non ho cibo né acqua e mi sento sempre più debole. Se c'era una possibilità di fuga, evidentemente l'ho persa. Anche scrivere queste parole prosciuga le mie forze. Pensavo di riuscire a battere questa macchina, questa casa terribile, questo aggeggio costruito da Jindosh, ma è lui che ha battuto me. Se solo avessi portato dell'acqua o un tozzo di pane. E così ti dico addio, mio avventato amico o amica. Forse anche tu morrerai qui e mi dispiace. Se divento fantasma, prometto di aiutarti. In caso contrario, tanti saluti. Giocoliere, mago, ladro, fanfarone e stupidissimo stupido. Soccola fa lì sotto. Bella comunque questa cosa, ci devo aver pensato, a parte che il primo tratto sembrava lineare, qui adesso non so come mi sto muovendo. Ho fatto richiesta per degli stivali nuovi. Qui si riconsidera tutti i villameccania, ma in realtà non è così. Comunque iniziamo dal primo della serie. Siamo a 9 ore 22 secondo lui di gioco. Un calzino, un inutile calzino. Questi inventori non sono gente normale. Dici? Quello si succhia al pollice. O meglio, si fuma al pollice. Da qualcuno, da qualcuno, stasera stufato di manzo, ho una fame. I tuoi soldi, siamo dei taccagni. Non si fa salire. Di altra riconfigurazione. Gente. E c'è un altro muro. Quando questo parte, controlla il rotore centrale.
Anche questo si configura quadrato, ricorda un po' Pretro, un po'. Pensavo che il suo lavoro scientifico sarebbe stato deviato dalle sue passioni. Di fatto sono inestricabilmente collegati. Condizionale Sokolov. E così il grande e potente Sokolov non si degna di aiutarmi a creare la nuova versione del meccano soldato. Bravissimo. Bene, ho un'altra soluzione. La mia macchina per l'elettroshock, che per anni è stato solo un progetto secondario di scarsa utilità pratica, gli farà cambiare idea. Calibrandolo nel modo giusto, dovrei riuscire a danneggiare quelle parti di cervello che governano l'indipendenza e il libero arbitrio. Sì, diciamo, siete concordi, no? Questi qui, gli facciamo un bella così a questo tizio, lasciando intatta la vasta conoscenza del vecchio e forse anche la sua qualità più importante, che per quanto mi dola ammetterlo è la sua creatività. Che razza di gioco sadico è questo? C'è un'altra opzione, non proprio misericordiosa, sempre ammesso che l'elettroshock di Jindosh funzioni. Però un altro modo per eliminare. Wow, 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 wow. Più di un modo per affrontare Jindosh. Non lo so. Certo, dici, una mente geniale sarebbe utile se fosse usata per il bene, ma visto che non è sano di mente. Metri si vede, lì c'è un bel quello, cos'è? Riusciamo? Beh, in teoria sì. Ah, c'è l'elmo. Anche l'aria è diversa. Sì, dici? Qua si riconfigura. Non lo so, non sono un amante di questa riconfigurazione, almeno finché non abbiamo fatto piazza pulita. Lì c'è un arco di luce. E si sta già scaldando. La versione originale di Sokolov era rozza, ma efficace. Hai già detto, eh? Prendilo. Non ricordo nessuno che sia riuscito ad arrivare fin qui. Provi orgoglio o ansia. E come facciamo? L'ordine oracolare è diviso. Questa settimana il rappresentante delle sorelle dell'ordine oracolare di Sir Konos ha effettuato una visita sorpresa agli ufficiali del Gran Palazzo, consegnando un messaggio che mette in dubbio la precedente posizione dell'ordine sulla illegittimità della nostra nuova imperatrice, Delilah Caldwin. Sembra che il disaccordo serpeggi tra i ranghi della riservata organizzazione. Quell'oracolare sono delle donne, mi pare, no? Quelle delle... Sebbene non si tratti di un totale ribaltamento di fronte, la visita al Gran Palazzo ha portato il duca Luca Abele a dichiarare: mi fa piacere che le sorelle, ecco, dell'ordine oracolare abbiano deciso di fare un passo avanti nel sostenere la nostra amata imperatrice Delilah Caldwin. Il suo recente audace colpo di stato non è altro che il tentativo di restituire una giusta guida al nostro impero. Suggerisco all'ordine oracolare e ai tenaci sacerdoti dell'abbazia dell'uomo qualunque di accogliere la nuova imperatrice e di accettare la sua saggezza e autorità. Ovviamente tutte le solite parole.
Ringraziamo le sorelle dell'ordine per aver condiviso con noi questa visione e annunciamo una giornata di festeggiamenti. Nel frattempo il vice sacerdote Liam Byrne, portavoce dell'abbazia, consiglia cautela, affermando che le ultime missive dell'ordine sono ancora in fase di interpretazione. Mi domando se invece non sia sensato riconfigurare qua. Qui è chiuso, ma qui effettivamente non si può sicuramente uscire. Qua non c'è verso. No. Abbiamo possessione, per cui però si potrebbe, no, più che altro non mi sembra che ci siano dei topi qua. Eccolo. Ma questo è vetro o no? Lì c'è un bel quadro, questo è vetro? Dovrebbe essere vetro, ma non si rompe. Proviamo a vedere cosa succede. Con i soldi. Finalmente ci muoviamo. Ma dov'è Jindosh? Questi sono civili. Protocollo di ricerca in corso. Chi sei? E cosa hai fatto? Non lo so, non lo so. Tu non preoccuparti. Mi è piaciuto il cedro in faccia. Bello. Lettera di invito di Jindosh. Caro signor Adros, mi farebbe piacere ospitarvi per una dimostrazione personale dei miei meccanosoldati mentre prendete possesso dei vostri. Come sapete il costo è eccezionalmente alto, ma dopo che li avrete visti in azione non potete fare a meno di comprarli. Vi prego di arrivare in orario tra le 2 e le 3 del pomeriggio, è molto importante, perché se non vi vedo in questo intervallo di tempo potrei scambiarvi per un intruso. Andiamo a fare un giro di là, che c'è la tizia. Perché è così misterioso? Non fa entrare i servitori nella maggior parte delle stanze. Non ha senso. Se avesse una famiglia, questo posto sarebbe più tollerabile. Ma quel tipo di coppia. Ma va. Non sarebbe diverso. Sveglia, 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 tutto è sveglia. E un po' di cibo qua, cos'è il forno? Ah no, ok. Sarà leggero, incredibile meccano soldati, l'abbiamo già letto. Comodi, comodi, guarda, un calcio nelle palle. Te lo darei solo per la posizione ottima. Oh, guarda là. Questo. Forse era un letto. Praticamente non è cambiato un accidente, sembra che sia sceso solo con la parete da
Ma qua è la stessa situazione di prima. E non possiamo farci niente. Capito, ma se voglio uscire di qua, a parte che è da dove siamo arrivati ovviamente, però spero davvero che tu non muoia cadendo là in mezzo, sarebbe difficile pulire il dolore poi. Avrà cambiato qualche cosa anche qua. Qui in teoria c'era ancora la chiave da prendere. Non si vede un accidente. Ah no no no, ma qua siamo qua sotto. Dunque, ok, lì siamo lì. Quindi bisogna risalire semplicemente. Di ricchezze, no, ma non ti siedono al banchetto. A parte che però in effetti possiamo anche fare questa cosa. Però la dorme a quanto pare. I crociard che vanno a rubare fino all'ultima delle monete. No. No, è chiuso. Un altro progetto. Lettera per la fonderia Amado. Scrivere e inviare questa lettera alla fonderia di Nora Amado. Signora, il vostro stupido capomastro mi ha appena chiesto: va bene di qualsiasi dimensione? Qualsiasi dimensione, dice lui. No, no e no. I componenti devono essere delle esatte dimensioni specificate nei miei progetti. Deve essere certo che nella vostra fabbrica qualcuno ne comprenda l'importanza. Devo essere certo. Le parti che ho richiesto devono essere perfettamente uniformi, ben dimensionate ed è il materiale da me richiesto. Non pagherò un centesimo finché non avrò la conferma che i miei requisiti saranno soddisfatti. Queste parti non sono dei fermacarte. Una volta uscite dalla vostra fonderia vanno assemblate in una macchina più grande. In attesa del vostro riscontro, bla bla bla, Jindosh. Lì c'è un bel riconfiguratore, ma prima dobbiamo disabilitare questa macchina perché credo che ci attaccherà.
Macchina scrive, questo qua tanto se non sa. Cos'è che ti spinge? Intelligenza, passione. Forse è qualcosa che non posso misurare, ma ci proverò comunque. Ci siamo chiusi dentro però così. Disabilitato o no? No. No. No, non è disabilitato, eh. Si è visto. Però sembrava che il collegamento fosse dove avevano tolto le cose. L'olio. Passati subito, quindi da sopra. Allora bisogna disabilitare quell'affare. Raga, bisogna provare a infilarsi in quel buco là. Quello lì, cavo. Ma infatti è scollegato. No, ma cos'è, un bug? Collegato, quel cavolo. Adesso facciamo. Sì, ma è scollegato, cioè non so cosa dire. Cavo è quello. Uno va al renderizzatore e uno va al macchinario. Lui ha parlato di muro di luce, ma l'unico muro di luce che abbiamo visto è a sua volta attivo. Tra l'altro lì ha ben due leve, quindi quella lì dobbiamo andarci per forza. Lì è aperto solo lì.
questo è invulnerabile. Ma è scollegato. Però c'è un cavo anche di là, sembra. Non ho sogno. Si può distruggere quell'affare. Attivazione. Però che botto spaventoso. No. La registrazione indica un profilo criminale. Assurdo sta cosa, e lì risulta scollegato. Un attimo. Perché diceva che non era pensato per... Proviamo a fare questa cosa. Non è un bel posto, la macchina ha individuato la registrazione in seguito a un profilo criminale. Ok.
Ma bisogna andare là. Ma non so come fare. Vabbè. La fregatura che è un po' lento a caricare. Sta caricando di là, ci spara di qua. Ancora che avevo in mano questa. Però forse possiamo andare così. Chissà chi verrà a vivere qui dopo la mia morte. Perfetto. Quanto funzioneranno i meccanismi più complessi? Basta, tutto qua. Non mi ricordavo più dell'ascensore. Mi ha preso qualcuno. La registrazione indica un profilo criminale. La registrazione indica un uomo. La registrazione? Praticamente è una lettura della memoria. Ok, comunque va bene. Non mi ricordavo l'ascensore. Dai. Ah, cavolo. Allora, ok. Per me l'olio lo fa fuori. Andiamo in giro con l'olio dappertutto. Li facciamo esplodere così. Non può non essere letale. Fanno tanto di quel danno di solito. Cos'è successo? Potrebbe essere di tutto. Presenza non autorizzata. Sì, sì, ma è inutile. Allora. Entriamo nell'ascensore. Se quello lì, non so perché, viene fino lì. Entriamo nell'ascensore da dove siamo arrivati, insomma. Come mio non è non arriva, vediamo. A Karnaca manca un posto per la lotta dei cani, come ai tempi di papà. Speriamo che non ci veda. Adesso te, così, giusto per prova, ti facciamo saltare in aria. Prepariamo un altro. Ok,
Non ha fatto niente. Siamo esplosi insieme. Ma com'è possibile che quella cosa lì non abbia... Non gli ha tolto neanche la testa, non gli ha fatto un cavolo. Le mie granate sono più efficaci di quelle, ma non è possibile sta cosa. È comunque un'esplosione, non lo so. Che peccato, pensavo che l'ho trovato... Comunque vediamo un attimo quante rune abbiamo, 12. Questo potrebbe anche essere. Aspetterei a vedere un attimo cosa ci riserva. Cadaverica prolungata, catena. Questo è fico, ma non ho... Non sto facendo l'approccio. Luca Abele. Questo ci fa comodo giù, visto che ci sono due leve. Uno dei panorami più spettacolari di Karnaca. Quanto farci dentro? Quanti eventi all'opera, ognuno con la propria città. Con Delilah sorgerà un nuovo impero e tutte le antiche barriere verranno infrante. C'è molto da riaffare. I miei meccanosoldati hanno fatto la loro parte, ma ognuno di essi costa più di quanto possa accumulare un uomo facoltoso in tutta una vita. Potrebbero volerci anni per trovare una soluzione da solo, ma se riesco a convincere Sokolov, insieme potremmo raffinare il processo e Brianna Ashworth a un costo assai ridotto. Non importa se dovrò sedurlo con il brivido della scoperta o minacciarlo con l'elettroshock. Perché questo si è attivato?
capito, ho visto. Sposti muri e pavimenti come se li conoscessi, perspicace. Sì, oppure stai solo andando a caso. A caso? Ma no, adesso siamo un po' nella cacca. Stabilizzo. Avviare la ricalibratura delle lenti. Rivoltamento identificazione visiva. Qualcosa ha attivato il meccanismo di identificazione. Vedi? Si leva, assurdo veramente. E che io non so come ancora come affrontarle alla fine. Mina tagliente. La macchina è la registrazione di un profilo criminale. Quando ti avrò preso dovrò farti qualche domanda. La macchina così non ricordo no, però non mi metta niente, gli fa male. Sento molto inganfito, considerando che non devi proprio affrontarli come uno shooter. La registrazione è un profilo criminale. Registrazione nemico è stato di profilo militare. Reale. Quindi quando esplode quello là, mio santo, come si fa? Cioè quella non può stare a sana di tutto il tempo, cioè veramente, va bene che possiamo andare oltre, però io volevo riconfigurare quella stanza e passare di là, perché si riesce a passare di due stanze quanto sembra. Quello è girato di qua perennemente. È assurdo. Qualcosa da tirare fino là? No. La macchina è incerta. Fine della fase in attività. Questo arriva qua. Sono in fan accidente. Aumento potenza di audio. Registrazione di attivazione scarica elettrostatica. Non si stai pagando dazio alle tracce avanti, ragazzi. Ok.
Però... Bersaglio perso. Ok, da questa stanza. Vai di là. Ma... sì, dei meccanosoldati. Mi fa piacere sapere che il Duca ti ha messo al lavoro su una versione più economica del tuo meccanosoldato. Dalmo l'ho visto di persona cosa sono capaci di fare. Con un'altra unità avremo maggiore potere militare per gestire i postumi del colpo di stato. Quello che mi preoccupa sono i tempi. Quando riuscirai a consegnarle, hai una data? I nostri piani sono ambiziosi, mio caro amico, e non possiamo attuarli senza il nostro grande inventore. Jindosh non può continuare a vivere. Delilah Copperspoon. Super bella figlia. Aramis Stilton, barone delle miniere. Questo non ci serve. Quello mi pare che l'abbiamo letto. Qui abbiamo un muro di luce. Era quello di prima. Però anche andando da questa parte non c'è... il cavo di là, forse non è quello... è strano però, eh. Perché in teoria era quello che vedevamo dalla stanza di prima. Proprio all'inizio, quando abbiamo parlato con Jindosh. La macchina per elettroshock permette di sondare la mente umana, sebbene il processo tenda a danneggiare o distruggere il soggetto. Naturalmente l'avanzamento della scienza giustifica ogni sacrificio, ovvio, naturalmente. Una volta l'ho provato su un fornaio, ho scoperto che potevo cancellare i ricordi della sua vita e quindi la sua personalità, ma il pane lo sapeva ancora fare. All'inizio ho trovato la cosa molto strana, ma è l'esatto effetto che voglio ricreare con Sokolov. Purtroppo non sono mai riuscito a farlo. Sokolov tuttavia non è semplice fornaio. Se si rifiuta di aiutarmi, dubito che la macchina riesca a indebolire la sua volontà senza annientare conoscenze e capacità a me tanto care. Ammetto comunque che l'idea di fare inibettire Sokolov è certamente allettante. Che tesoro. Sappia che i miei meccanosoldati hanno reso obsoleto l'annuale torneo di spada indetto dal Duca. Un borsello. Hai battuto uno dei miei meccanosoldati. Quando ti avrò preso, dovrò farti qualche domanda. Bravi. Ecco, così, più vicino. Sto aspettando. E leggeremo la fine. Lettera incompleta sul futuro. Scusate un attimo.
Sinceramente non nutro odio o rancore verso Emily Caldwin o suo padre, il protettore reale. Non mi è mai importato nulla di quei nobilotti di palazzo a Dunwall, quindi come potrei parteggiare per l'uno o l'altra imperatrice? Non è sbagliato presumere che le mie ragioni per sostenere il duca siano duplici. Prima di tutto desidero portare avanti la causa della filosofia naturale è per il bene stesso della disciplina e mostrare agli idioti senza immaginazione dell'Accademia quella luce che loro stessi hanno quasi spento. Inoltre, non sono estraneo ad atti di scelleratezza, anzi, devo ammettere che ricavo da essi un certo piacere. Ma il motore dei miei desideri è alimentato anche da altro. Col tempo, le dinastie vanno e vengono, grazie a catalizzatori mondani come la carestia, la pestilenza o la bancarotta. Ora, tuttavia, viviamo in un'epoca segnata dal genio umano. Jim Doshi farà girare la ruota del progresso così come hanno fatto Rose Barrow, Sokolov, Joplin e Ipazia con i loro contributi. Il mio obiettivo è eclissare coloro che sono venuti prima di me. Non importa cosa diranno i libri di storia di questo cambio ai vertici del potere. Quello che importa è che sottolineino che esso fu possibile esclusivamente grazie ai progressi dell'industria e della tecnologia. Il potere ora è nelle mani del genio e il mondo non sarà mai più lo stesso. Sì, sì, la tecnocrazia. Le cose belle della tecnologia, certo, in mano a malati di mente. Dunque, vediamo qui. E qui siamo da lui. Finalmente, protettore reale, mi hai trovato. Solo due persone hanno messo piede in questa stanza, il laboratorio più sofisticato delle isole. E una sei tu, capisci? Quindi cerca di non rompere niente mentre muori. Meccano soldati, eliminate. Mentre muori, andiamo su subito di sopra. Ah no, sono su di sopra. Quando questo parte, controlla il rotore centrale. Spaventa i nemici o nasconde solo le tue paure? Ufficio. Non abbiamo più guardato questa cosa. Runa 25 metri. Dicono che tu sia l'uomo più pericoloso dell'impero. Bella, ufficio. Imparerò molto osservando di quelle. Questo, lui chiama uffici questo. Wow, c'è un po' di roba, un po' di gente. Kirin Jin Dosh. Iniziamo a segar fuori questi. Ma non lo scudo. Stato di identificazione. La macchina ha perso il bersaglio. Registrazione protocolli di combattimento. Benvenuto al mistero finale, Cip. Questo parte se qualcuno elude la macchina. Quarto è nuovo. Qui però non si vede niente. Kirin, spero che le pallide stelle ti siano favorevoli nel tentativo di ingraziarti Sokolov. Ma se il vecchio caprone non cede, posso offrirti un'alternativa alla sua prigionia nella camera di valutazione e alla tua crudele elettroterapia. Ho cominciato a lavorare a una nuova effigie ispirata a Sokolov. Con il tempo dovrebbe permettermi di esercitare la mia influenza sul tuo stimato ospite. Ok, qui un'altra strega, allora questa...
condizionale, su Stank, mio vecchio mentore, non ho bisogno di lui per semplificare meccano soldato, ma senza Sokolov potrebbe volerci anni per ridurre il costo di ogni unità, per progettare una versione che si possa produrre con materiali meno costosi e più facilmente reperibili, e che i netti operai del Duca Bela possano assemblare. Il Duca avrà la sua armata di meccano soldati, questo è certo, il punto è quando. Comincerò a sperimentare la macchina di elettroshock finché non otterrò dei risultati. E se questi non dovessero arrivare, la userò comunque sul Sokolov per divertirmi un po'. È solo questa la runa, no? No, Jindoshi non doveva essere qua. Curiosità. Andiamo. 4 granate. Se io li colpisco, per esempio, con questi, sì, spareranno a vicenda, no? Bersaglio perso. Ok, uno si è sparato là. Attivazione scarica elettrostatica. Alla larga. No, registrazione della perdita del nemico. C'è un accidente di punto debole. Quello. No, la macchina ha individuato qualcosa. Quello è l'accidente di punto debole. Ne abbiamo bruciato. Ok. In teoria l'incendiario gli ha bruciato le protezioni. E dopo lì dietro la schiena c'è quell'affare lì. Ok, quindi testa. Poi bruciarlo. E poi sparare al coso. Guarda, in questo momento è già esposto perché hanno distrutto. Sono distrutti da soli, quindi attivazione scarica elettrostatica. Alla larga. Trazione identificativa attiva. Questo parte se qualcuno elude la macchina. Fuga nemica. Protocollo di combattimento. Taglio perso. Attivazione modalità tattica alternativa. Ah, è quello. Registrazione della perdita. Volevo risparmiare cose invece. Niente da fare. Vedete nel mio sguardo? Ecco dov'era. Sto pirla. Ma vaffa. Bagno. Ecco perché bisogna fare un po' più salvataggi anche normali. Ormai lui è morto. Perché penso anche che il caricamento c'è. Vediamo un attimo se qua è ancora vivo. Ma che ci faceva lì? In mezzo a quei due lì? Cioè si faceva accompagnare, perché? Cioè non è anche il gusto di spaccargli la testa, cioè... Sì, è stato ucciso dalle sue macchine. Ok, questo era anche... Avversario. È già là in terra. Dobbiamo provare a caricare un attimo prima. Perché io lo voglio mettere sull'elettroshock? E che cavolo. Ma no, ma perché ho caricato questo?
Allora, speriamo che sia questo, perché sennò siamo troppo distanti. Non so se niente. Se no, amen. Anche perché intanto se devo fare il cattivo devo ammazzarlo in realtà, per cui se devo proseguire questa... Imparerò molto osservando di morire. No, ok, questo potrebbe essere... Andiamo su. Non ci avevo nemmeno fatto caso. Save. Ok, qui lui appunto è ancora vivo. Kirin Jindosh. Ma dov'è? Una identificazione incerta. Alla macchina succede. Alla registrazione indica un profilo criminale. Registrazione eseguito. Senti questo! Non mi fa nessuna. Ma che cavolo di male l'ha fatto? Ecco questo qua, come faccio? Hai una guardia del corpo noiosa. Ti piaci molto. Ok, così. Registrazione protocolli di combattimento. La macchina si sta sovriscaldando. Necessario spegnimento momentaneo. Allora, vediamo giù prima che... Qua che stupida esplosione. Registrazione della perdita del nemico. Dunque... Va bene. Vai. Tutto ok. Nessuno è compiuta e poi lo uccidiamo lo stesso. Questo ce la prendiamo, tanto questi li avevamo già letti, quindi via. Via. Poi qui c'era dentro qualcosa. Altro, perché questo è questo colore? Forse era parte del robot? Ma basta. Questo deve essere l'elettroshock di cui parlava Jindosh. Anton Sokolov, un tempo medico regio e a capo dell'Accademia di Filosofia Naturale. Ai tuoi tempi, il pittore più stimato di tutto l'impero, il mio eroe, quando ero giovane, e ora, mia marionetta. Jindosh, se vuoi usare questo rozzo dispositivo su di me, accomodati. Anche se non so cosa speri di ottenere.
Devo ammetterlo, provo una certa curiosità professionale per il funzionamento di questo dispositivo. Pazienza, amico mio, pazienza. La sequenza degli eventi è importante. Comprenderai la mia macchina dell'elettroshock, ma quando? Prima o dopo che la luce avrà abbandonato i tuoi occhi? E dove va quando sparisce? Chi me lo dirà? L'energia per alimentare la macchina per la sua è insufficiente. Finché non trovi una soluzione, dovrò configurare gli altri macchinari del laboratorio affinché consumi o meno corrente possibile. Non ho mai amato tanto. Gli altri macchinari consumano troppa elettricità. Forse il dispositivo potrà dircela. 1, 3, 4, 6. Ma può prenderti ciò che ami di più. Il tuo Tal power 11. 7 vuole. Cerchi di collaborare al prossimo prototipo di meccano soldato. Sei, no? Non si può disabilitare quello? Sokolov, mi rifiuto. Se necessario diventerò un ottuso mentecatto. Almeno non dovrò più sentire le tue stupide teorie. Piattaforma atomica. Ehi, uno. Le ossa di balena. Oggi alzerò la piattaforma di anatomia portandola al piano del laboratorio, dove potrò riprendere il mio studio sul manufatto. Nonostante sia uno studio di filosofia naturale, devo ammettere che la collaborazione con l'occultista l'occultista Brian Ashworth ha rinnovato anche questo. Se uno si guarda il nazismo, c'è tanto di occulto e di gente dietro di lui che credeva all'occulto, che l'ha finanziato. Non è una novità, diciamo, in certi ambienti di quella parte politica. È molto sull'irrazionale e credono appunto a magie, occultismo e altre cose. Comunque, e questo l'ha ripreso in pieno nella storia, che ripeto è una buona storia, veramente. Non si sono impegnati a fare un lore del gioco, si sono decisamente impegnati. Hanno creato un mondo e vediamo, speriamo che continuino. Oppure che passino oltre a un altro, ma che siano comunque questi livelli. Anche se io preferirei che prendesse una piega più horror, questo non mi dispiacerebbe. Questa è un po' più neutrale, sì, è più quasi storica. Dopo c'è la magia, perché chiaramente più magia della possessione proprio. Però non è. Potrebbero essere. Io sono sempre dell'idea che uno può anche non fare un gioco horror, veramente horror. Però, perché non inserircelo? Half-Life 2, per esempio, faceva questa cosa. Half-Life 2 c'era tutta la parte con zombie, se non sbaglio, una specie di zombie. Quindi ce l'avevano inserita. E secondo me ci sta, che non dico un livello solo specifico, perché ad esempio in Thief 3 c'è il manicomio. Oppure c'era forse la nave pirata, una specie di nave pirata. Un pochino di più, possono essere anche semplicemente, o meglio, delle zone. Io preferirei che più che essere magari un livello, che quello ci può anche stare, un livello classico manicomio appunto, abbandonato eccetera, oppure luoghi infestati eccetera, ma che ci siano magari comunque all'interno dei passaggi che tu fai in una zona apparentemente normale, ci siano delle zone un po' più di tensione, che è una cosa che risveglia anche il giocatore, che quindi ti fa godere il gioco in un'altra maniera, perché sei più attento, ti risveglia l'attenzione in un certo senso. Comunque dicevamo, l'occultista Brian ha rinnovato il mio interesse nello studio delle ossa di balena. Considerando ciò che ho visto negli ultimi 3 anni di lavoro con Brian, non posso negare totalmente l'idea che le ossa dei Leviatani siano dotate di insolite proprietà. Ma quando la interrogo sulla questione, Brianna si perde nelle chiacchiere senza senso degli spiritisti. Nel tentativo di trovare una risposta per il mio conto, mi sono procurato uno dei cosiddetti manufatti runici,
ritenuto ovviamente eretico dalle poche lungimiranti menti dell'abbazia. Tuttavia, finora i miei esami non hanno avuto esiti interessanti. Un campione di tessuto umano influenzato da queste rune potrebbe rivelare di più. Si potrebbe recuperare, ad esempio, l'osso mascellare di uno di quei poveracci bruciati vivi dai sacerdoti. La runa, quindi, l'alziamo probabilmente se tiriamo su uno dei... sarebbe la... dove dovremmo appoggiare il woodcraft. Vediamo un attimo, questo facciamo un po' di prove prima. Sappiamo la meccanica. Cosa succede se schiaccio qua? Sono questi i moduli. In realtà potremmo andare a provare anche andare giù. Lettera da Delilah. Kiri, mi hai chiesto com'è l'oblio e se si può misurare come un luogo reale. Ecco la mia risposta: non preoccuparti di queste cose. È reale quanto qualunque altra cosa io abbia vissuto, ma se hai capito questo, allora capirai anche che una simile affermazione ha senso quanto dire che sono stata morta. L'oblio è indescrivibile, è infinito e non è in nessun luogo, perpetuo e in costante mutamento. L'infinito nero dell'oblio contiene più cose di quanto tu, Jin Dosh, possa sognare nella tua filosofia naturale. Lascia perdere le cose oltre la tua portata e contentati di essere dotato di maggiore ingegno rispetto alle persone comuni. Ma ci piace così tanto riconfigurarsi? Quello adesso è carico a 5. Comunque siamo a 2 ore e 20 di stream. E quasi quasi mi fermerei e rimandiamo la puntata successiva. Io adesso vorrei fare una prova un attimo. Ok, così si consuma tutto. Però prima scendo un attimo, poi... è un sacco di cadaveri, chiave in manutenzione. Zanzarine. Vediamo tutta carne cada qua.
così almeno facciamo prima, vediamo tutto da sotto, da giù. Ora abbiamo già visti. E anche un sotto. Comunque si sono, tra virgolette, superati. Hanno fatto veramente un lavoraccio con questo livello. Se io premo qua, cosa fa? Viene giù tutto. Si è rotto un vetro. Praticamente qua resta sempre aperto. Lì invece si chiude. Ok. Quelle zanzare lì mi stanno facendo venire la bruda mia me. Ciao, Jim Dosh. Laboratorio. Ciao menù. Sarà l'unica eccezione. Meno uno cos'è, scusa? Dove eravamo prima? O è qualcos'altro? È qualcos'altro. Ah, guardala, probabilmente qua siamo. No, che sveglia. Qua siamo dove dovevamo passare prima. Esatto. Ok, c'è le due vie. In questo momento abbiamo deck 2, deck. Va bene, dai. Mi sa che Jim Dosh ce lo lavoriamo nel prossimo stream, nella prossima puntata. A presto.